Michele Frangilli con la freccia della vita. Dai Michele, Michele Frangilli con 10 è oro, con 9 si spareggia, con l'8 è argento. Vai Mar, vai Michele. Michele 10! Una medaglia d'oro della Porta Accanto, potrebbe essere descritto così Michele Frangilli, da Gallarate, fresco vincitore alle Olimpiadi di Londra nel tiro con l'arco, a Riccione come testimonial della Federazione Italiana Tiro con l'Arco e del film cartone animato della Disney Pixar Ribelle The Brave. Sicuramente col libro che ho scritto con mio padre nel 2003, Arciere Eretico, possiamo considerarlo ribelle anche in quello, una tecnica completamente diversa di tiro che si è penso vista comunque durante le Olimpiadi, e quindi è particolare e ribelle, diciamo così. È diverso ma efficace. Com'è stata l'emozione dell'oro a Londra? Ma sinceramente la semifinale è stata molto emozionante, perché è lì dove ti giochi veramente la medaglia. E la finale per l'oro io ero abbastanza rilassato, perché comunque come sempre sai già che hai una medaglia in tasca, nel nostro sport che conta particolarmente la concentrazione e la calma probabilmente ci ha aiutato. Nelle Olimpiadi di Londra 2012 Michele Frangilli è stato l'atleta che ha scoccato l'ultima freccia, quella decisiva nella finale con gli Stati Uniti, centrando il bersaglio, 10 punti e quindi punteggio pieno, e consentendo così di vincere la medaglia d'oro con un solo punto di scarto sugli avversari americani. Sicuramente ho pensato, come tutti si saranno chiesti, devo fare 10, quello l'ho pensato e lo ammetto. Però devo dire che mi sono trovato particolarmente calmo, anche se ho avuto un attimino di esitazione, ho aspettato che il pubblico calasse il vocione che ha fatto, tutti oh così, però ho trovato la calma e a 2 secondi dalla fine sono riuscito a tirare quella freccia che ci ha portato a vincere. Senti, guardando la tua storia, sembri un predestinato nella culla, probabilmente invece che il carion, i tuoi ti hanno messo l'arco e frecce. Può essere, non lo so, le foto da piccolo che ho visto non c'erano, però diciamo ho iniziato per gioco a 5 anni, a 10 ho fatto la mia prima gara, poi man mano che proseguivano gli anni si vedeva che si andava sempre meglio. Nel 90 ho fatto la prima gara come giovanile, come nazionale, e da lì si va avanti. Una medaglia d'oro cambia la vita o sei sempre tu? Ma io sono sempre io, cioè, adesso si andrà avanti, si penserà al prossimo anno. Fra un paio di settimane, comunque già settimana prossima dovrò ricominciare gli allenamenti, perché non ho mai fatto così tanta pausa in vita mia. Per chiudere, a proposito di pause, vacanze a Riccione, le hai mai fatte? Ci sei mai stato? È la prima volta che sei qua? No, ci sono stato da piccolino, venivo sempre con l'arco, mi appoggiavo alle società di tiro con l'arco qui vicino, quindi venivo al mare qua sulla riviera, a Riccione, sì, anche a Riccione. E però al pomeriggio andavo a tirare, quindi comunque sempre con l'arco dietro ho fatto le vacanze, sia che erano al mare o che erano in montagna.